Il sole oggi è caldo, amici del campionato amatori Taranto, e sul green, pardon, sul grey dello stadio comunale di Crispiano, i gialloneri della Taras Tamburi, in debito di ossigeno data la pessima posizione in classifica, tenteranno il colpo gobbo ai danni della Fortitudo Grottaglie, che naviga in acque un pochino più tranquille, ma non troppo. E dunque, vediamo subito le formazioni partendo dai padroni di casa in pectore di Taras Tamburi, che schierano in porta Gianluca Sportelli. La linea Maginot vede Antonio Lupoli e Angelo Bellistelli al centro, Cristian Bariviello terzino destro e Francesco Albano terzino sinistro. In cabina di regia troviamo Pietro Lomartire ed il suo omonimo Pietro Manigrasso. Sulla tre quarti Cataldo Carrieri sarà coadiuvato da Samuel Morrone e Lorenzo Telese, tutti a supporto dell'unica punta Giuseppe Dorme. Dalla parte opposta Giuseppe Pelagi difenderà la porta dei Reds. I suoi compagni di reparto saranno Francesco Frisa, Angelo D'Amicis, Andrea Annicchiarico e Vito Valentino. Il trio di centrocampo è composto da Momo Dagnocò a destra, Romano Gerlone a sinistra e Sumaila Diatta al centro. In avanti Michele Filomeno a supporto della coppia d'attacco formata da Giuseppe Felle e Alessio Martellotta, e allora si dia inizio alla visione delle azioni più belle della gara. Oh raga, non perdetevi neanche un secondo, ne? Prima azione di marca giallonera. Bariviello lancia lungo in avanti per Giuseppe Dorme, Pelagi intuisce e con ottima scelta di tempo salva il risultato. Pronta la risposta della Fortitudo. Michele Filomeno riceve palla nel cerchio di centrocampo e si porta sulla tre quarti di campo, da dove lascia partire un bolide arcuato che costringe Sportelli alla deviazione in calcio d'angolo. Corner battuto dalla sinistra per la Fortitudo Grottaglie. In area piomba scompostamente Momo Dagnocò, che rischia però di buttare il pallone in rete. Calcio di punizione battuto da Michele Filomeno. Sportelli gestisce con relativa calma. Calcio di punizione battuto da Pietro Lomartire. E che cosa volete che noi vi si dica? Ve lo diciamo sempre che il nostro è il campionato più bello del mondo, e la prodezza di Giuseppe Dorme lo testimonia e pone l'attaccante della Taras Tamburi nell'Olimpo dei top goal da vedere e rivedere e rivedere. Ah, dimenticavamo, questo diamante scintillante è il gol del vantaggio giallo-nero. E con le immagini passiamo alla ripresa. Rinvio da fondo campo della Taras Tamburi. Momo Dagnocò intercetta la palla e poi, in preda ad un raptus ossessivo compulsivo, inizia la sua personale crociata contro tutta la squadra avversaria, dribblando chiunque e qualsiasi cosa osi mettersi tra lui e la gloria. Una volta arrivato in area lascia il pallone a Giuseppe Felle, che però sbatte contro un muro di avversari. Marco Feltri accende il GPS prima di effettuare un lancio millimetrico in direzione di Giuseppe Dorme, che si trova in posizione defilata sulla sinistra. Il puntero giallo-nero serve poi un assist placcato d'oro per Cataldo Carrieri, che spreca calcio in maniera invereconda. A conti fatti era più facile segnare che sbagliare, ma tant'è. Calcio di punizione a lunga gittata di Andrea Annicchiarico. Il pallone piomba nell'area di rigore della Taras Tamburi e qui si genera una vera e propria mucchiata coi Reds della Fortitudo, che tentano in tutte le maniere di sfondare la linea difensiva avversaria, senza molta fortuna a dir la verità. Corner battuto dai gialloneri della Taras. Il primo tentativo di Francesco Albano viene ribattuto. Il pallone arriva nella zona dove ci sono tre giocatori pronti ad approfittarne. Ci prova poi Cristian Bariviello con una bordata dalla distanza che viaggia a pochi centimetri dalla traversa. Nei minuti di recupero da registrare un tentativo di Michele Filomeno direttamente su calcio di punizione dal limite dell'area giallonera. La palla si accomoda sul fondo. Si chiude quindi con la vittoria della Taras Tamburi la sfida del comunale di Crispiano. Certo, non avrebbero demeritato il pareggio i ragazzi di Grottaglie, meritevoli di aver messo le corde agli avversari in più di un'occasione. Ma il gol di Giuseppe Dorme, e non solo quello, intendiamoci, anche da solo poteva meritarsi i tre punti, che in questo caso sono santi e dorati. Bene amigos, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana.